Un bilancio importante, 855 milioni e 150 milioni di investimenti distribuito sul prossimo triennio, una parte dei quali già deliberato e in corso di attivazione entro il 2015. E naturalmente tutto questo lo facciamo perché vogliamo che la città metropolitana sia in grado di corrispondere al meglio alle aspettative dei nostri comuni, sia garantendo continuità di tutti i servizi che erano erogati precedentemente dalla provincia, che la città metropolitana continuerà a erogare e speriamo di erogare anche con maggiori risorse e maggiore forza, e al tempo stesso mantenendo una alta quota di investimenti per garantire che la manutenzione stradale sia adeguata, per garantire un intervento forte sull'edilizia scolastica, e proprio per questo abbiamo questa mattina insieme al bilancio illustrato due piani triennali, un piano triennale di investimenti per l'edilizia scolastica che metterà a nuovo sostanzialmente l'intero patrimonio scolastico della nostra città metropolitana e un piano triennale per la viabilità e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria.